Guardi, quello che dice il Presidente del Consiglio, che parla di una proposta che potrebbe trasformare il Mar Mediterraneo in un corridoio prodromico all'attività degli scafisti, è esattamente quello che sta succedendo con le operazioni e con le iniziative che lui ha preso da un anno e anche il precedente governo che ha preso. Noi andiamo avanti praticamente da un anno e mezzo a dire le stesse identiche cose. E noi abbiamo esattamente due problemi. Il primo è che il governo italiano ha legiferato in due modi. Il primo abolendo il reato di clandestinità, per cui favorendo le operazioni degli scafisti, perché non differenziando chi sono coloro i quali pagano gli scafisti per arrivare in Italia, ovviamente si favorisce l'attività dello scafista. Allo stesso modo succede esattamente quello che il Presidente del Consiglio dice non dovrebbe succedere, ma è quello che lui sta facendo. Le persone pagano gli scafisti per andare sui barconi, poi vengono accompagnate dalla Marina Militare in Italia e poi parliamo anche del problema che abbiamo sul territorio. È esattamente quello che sta succedendo. L'operazione Mare Nostrum è stata un'operazione molto costosa, che purtroppo, e aggiungo purtroppo, non ha aiutato a salvare vite umane, perché ci sono tantissimi morti purtroppo, tantissimi decessi, e siamo arrivati alla strage dell'altro ieri per poter parlare concretamente del problema. Problema che poi è evidente ancora di più sul territorio nazionale. Perché poi queste persone che non vengono differenziate tra profughi e clandestini, avendo abolito il reato di clandestinità, godono tutte dello stesso trattamento, cioè vivono attraverso le prenotazioni delle prefetture che ormai sono diventate delle pseudo agenzie di viaggio, e concedetemi il termine, di vitto e alloggio in alcuni alberghi, anche in situazioni dal punto di vista etico abbastanza imbarazzanti, perlomeno rispetto agli italiani che sono disoccupati e senza lavoro, favorendo il business dell'immigrazione clandestina, un business che si è inventato questo governo, che ha favorito alcune cooperative che ci hanno guadagnato e guadagnato tantissimi soldi. Allora, per chiudere, se il modello è quello australiano, noi siamo assolutamente d'accordo, però dobbiamo anche ricordarci che l'Australia ha legiferato in materia di immigrazione e di immigrazione clandestina molto, molto concretamente, a differenza dell'elasticità, della flessibilità, dell'interpretatività che ha lasciato questo governo. Perché l'abolizione del reato di clandestinità non ha fatto altro che favorire l'attività degli scafisti. Ed è inutile che ci nascondiamo anche il fatto che all'interno del territorio nazionale c'è un business, e il business è quello dell'immigrazione clandestina, per cui c'è qualcuno che ci campa su questa povera gente. E questa è la condanna che noi innanzitutto dobbiamo fare. Come si può risolvere il problema? Io sono estremamente convinto che il modello australiano possa essere una delle soluzioni, ma non si può aspettare un anno e mezzo, quando tutti sapevano che c'erano più di 1 milione di persone pronte a partire, favorite anche dall'attività degli scafisti, aspettare una strage come quella dell'altro ieri, per parlare degli argomenti che noi portiamo da un anno e mezzo. Nascondere queste cose è stato irresponsabile e soprattutto è stato un supporto all'attività illegale degli scafisti e all'attività illegale di quelle cooperative, come da atti della magistratura, che sul business dell'immigrazione clandestina che si è inventato il governo ci hanno campato. Ed hanno campato su queste persone, Guidesi. di cui alcune sono povera gente che scappa da guerra, ma Sì. molte, tantissime, sono clandestini che quando arrivano in Italia non fanno altro che scappare dopo alcuni giorni. E di quelli che scappano, il rischio è che tra quelli che scappano ci possano anche essere dei delinquenti.